e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano sempre con voi. Cari fratelli e sorelle, siate benvenuti a questa casa di preghiera, questo luogo di orazione in cui la Madonna ha voluto trasmetterci un messaggio, ha voluto parlarci, ha voluto invitarci alla conversione. Siamo venuti in pellegrinaggio dalle diverse parti dell'Italia, del mondo. Scusate che io non sono di madrelingua italiana, ma da molti anni che sono in Italia, quindi mi sento un po' già parte di questo bello paese. Ringrazio tutti i sacerdoti che sono qua ed insieme a loro vogliamo rivolgere alla nostra madre una preghiera comune, chiedendo per le nostre intenzioni, per le persone a noi affidate e per tutte le cose e per tutte le persone che sono e convivono con noi tutti i giorni. Prima di celebrare questi santi misteri, riconosciamoci bisognosi della misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico alla Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Preghiamo. Signore Dio nostro, che ci hai dato la madre del tuo figlio quale nostra madre, concedi, te lo chiediamo, che seguendo i suoi insegnamenti e ripieni dello spirito di vera penitenza e preghiera, contribuiamo generosamente affinché il mondo si rinnovi e si spanda il regno di Cristo che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che usciva dal trono: ecco la dimora di Dio con gli uomini. Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popolo ed egli sarà il Dio con loro e tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Non ci saranno più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Parola di Dio. Diciamo insieme: tu sei l'onore del nostro popolo. Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne, e benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra. Tu sei l'onore del nostro popolo. Il coraggio che ti ha sostenuta non cadrà dal cuore degli uomini. Essi ricorderanno per sempre la potenza del Signore. In piedi. Alleluia, alleluia, alleluia. Beata sei tu, o Vergine Maria, e degna di ogni lode. Da te è nato il sole di giustizia, Cristo nostro Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quell'ora stavano presso la croce
di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre, e lì accanto a lei il discepolo, che egli amava, disse alla madre, «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo, «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Ecco il tuo figlio, ecco la tua madre. Questa frase ci fa ricordare, ci fa pensare che noi non siamo mai da soli nel mondo, che ci accompagna la maternale protezione di Maria Santissima, che ci accompagna la sua benedetta presenza in questi giorni di pellegrinaggio. Uno può farne tante cose, pregare tanto, perché abbiamo tanto bisogno, ma può pure approfondire nel messaggio di Fatima. E credo, se tutti noi facciamo un tuffo al messaggio di Fatima e andiamo a capire di che cosa si tratta più o meno, possiamo identificare due elementi che sono importanti. D'una parte, la orazione, la preghiera. Ecco che la Madonna ci invita a pregare, ci invita a guardare Gesù, a dirci che Lui è l'unico cammino in cui dobbiamo andare, che Lui è la nostra speranza, la nostra certezza, la nostra vita. Ed ecco che così ci invita la Madonna ad avere un atteggiamento di preghiera tutti i giorni. Forse tutti quanti noi, quando ci alziamo al mattino, pensiamo ai diversi problemi, alle diverse cose che durante la giornata dobbiamo affrontare, ma è lì che il Signore ci invita tramite la Madonna ad offrire tutte queste cose tramite la nostra preghiera, tramite l'amore eucaristico, come diceva Francesco, quel bambino piccolino, no? L'amore nascosto, quello che è lì davanti al tabernacolo, quello che è lì, che sta lì per aspettare te e per aspettare me. È a Lui a cui dobbiamo rivolgere tutta la nostra vita e le nostre necessità, tramite l'intercessione di Maria Santissima. E la seconda cosa potrebbe essere la mortificazione. Ecco come il Signore ci presenta in questi bambini l'esempio di una mortificazione, di una vita data al Signore. Questi bambini che usavano la corda, che davano la merenda alle pecore, che davano la merenda alle persone più bisognose. Con questo ci stanno invitando anche noi a rinunciare ogni tanto dalle nostre piccole comodità per uscire all'incontro del prossimo. La mortificazione magari di non dire una parola cattiva e quindi di non criticare, ma piuttosto dire sempre una parola buona. La mortificazione di vincere tante volte la pigrizia per andare a messa, la pigrizia di confessarci, la paura magari di andare all'incontro di Dio, vincere tutte queste cose per amore a Dio, la mortificazione tante volte di vivere una malattia o di vivere alle volte in un ambiente che non ci aiuta a crescere, ma continuamente offriamo questa mortificazione a Dio e chiediamo, come diceva, come ci ha insegnato la Madonna e l'Angelo, ad offrire questa mortificazione, questa nostra vita per riparare il cuore di Gesù, per riparare il cuore immacolato di Maria. Carissimi fratelli e sorelle, ecco tua madre, ecco lì questa donna meravigliosa. Sicuramente, se voi chiedete a ognuno di noi sacerdoti che significa la Madonna nella tua vita, potremo dirvi tante cose, potremo fare tante ore di testimonianza, perché la Madonna è molto presente nella nostra vita e nel nostro ministero, e tante volte tramite lei troviamo l'aiuto. Maria si conosce come la onnipotenza supplicante, colei a cui uno chiede, supplica e viene concesso tante volte. Chiediamo allora a questa onnipotenza supplicante, con il nostro rosario in mano, chiediamoli che ci aiuti a ogni giorno amare di più il Signore, a convertirci ogni giorno di più, a
a che la Madonna ci aiuti ad avvicinarci a Cristo e Eucaristia e da non avere paura di amare il Signore, non avere paura tante volte di questo gioco, che è un gioco suave, ma che ci aiuta e ci rende felici, a non avere paura di continuamente crescere nell'amore a Gesù, nell'amore a Maria, nell'amore a noi stessi e nell'amore al prossimo, perché è amando che il Signore ci invita a camminare verso la santità. Non abbiamo paura di camminare verso la santità, verso Gesù, verso Dio, insieme e dalla mano da Maria Santissima. Sia lodato Gesù Cristo. In piedi. Riuniti nel nome del Signore presente in mezzo a noi, secondo la sua promessa, preghiamo con fiducia Dio nostro Padre per il bene di tutti gli uomini. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per tutti i credenti, affinché seguendo gli insegnamenti di Maria con spirito di vera penitenza e preghiera, collaborino generosamente per il rinnovamento del mondo e l'espansione del Regno di Cristo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per quanti esercitano un ministero nella Chiesa, affinché in comunione di fede con Maria, ascoltino, amino e annuncino la parola di Dio con fedeltà e zelo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i governanti, affinché promuovano nel mondo la giustizia e la pace, e collaborino per una giusta distribuzione dei beni sulla terra, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti coloro che soffrono, affinché in comunione con Maria, consolatrice degli afflitti, incontrino nell'amicizia e nella contemplazione della croce la forza per camminare all'incontro della vita, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per questa assemblea e per le nostre famiglie, affinché per intercessione di Maria, coloro che cercano Cristo lo incontrino, i peccatori si convertano e i giovani si entusiasmino per il Vangelo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore Dio, che non cessi di alimentare la Chiesa col mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, fa che partecipiamo al banchetto del tuo regno, quanti celebrano qui sulla terra la cena del Signore. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Noi lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Noi lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore, in spirito umilità. Pregate, fratelli, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Omnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro di tutta la sua Santa Chiesa. Celebrando la festa della Beata Vergine Maria,
Noi ti offriamo, Signore, questo sacrificio di riconciliazione e di lode. Umilmente ti preghiamo di perdonare nella tua misericordia i nostri peccati e di orientare a te i nostri cuori. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie. È bello esaltare il tuo nome, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria della Beata Vergine Maria. All'annunzio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e meritò di concepirlo nel grembo virginale, divenendo madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, stese la sua maternità a tutti gli uomini generati dalla morte di Cristo per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta la gloria del cielo, accompagnata con materno amore la Chiesa, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della triplice lode. Santo, 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 il Signore è Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.
per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore Gesù Cristo sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto al discepolo che amava, disse alla madre: donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre.
Preghiamo. Concedi, o Signore, il sacramento che abbiamo ricevuto. Guidi noi che veneriamo la Vergine Maria, quale madre del tuo Figlio e della Chiesa, alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. E prima della benedizione facciamo insieme la preghiera di consacrazione alla Madonna. Salve Madre del Signore, Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima, benedetta tu fra le donne, sei l'immagine della Chiesa rivestita di luce pasquale, sei l'onore del nostro popolo, sei il trionfo del male, profezia dell'amore misericordioso del Padre, maestra dell'annuncio della buona novella del Figlio, segno del fuoco ardente dello Spirito Santo, insegnaci in questa valle di gioie e di dolori la verità eterna che il Padre rivela ai piccoli. Mostraci la forza del tuo manto protettore nel tuo cuore immacolato, sì rifugio dei peccatori e la via che conduce a Dio. Unito ai miei fratelli e sorelle nella fede, nella speranza e nell'amore, ci affidiamo a te. Uniti come fratelli attraverso di te, ci consacriamo, o Vergine del Rosario di Fatima, e alla fine, avvolti dalla luce che dalle tue mani giunge a noi, diamo gloria al Signore per tutti i secoli dei secoli. Amen. Facciamo ora la benedizione degli oggetti religiosi che avete con voi. Signore, ti preghiamo di benedire questi oggetti religiosi affinché, per intercessione della gloriosa Vergine Maria e dei santi Francesco e Giacinta, diventino segno di salvezza per tutti coloro che ne faranno uso, per Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Vi auguro un buon ritorno a casa e tanti saluti alla bella Italia e preghiamo a vicenda per tutte le necessità e bisogni della Chiesa nel mondo intero. Buona giornata e buon rientro.